Ciao a tutti, da me da Rosettino. Very, very well. Oggi siamo qui per pescare, quindi direi di fare così. E quindi pescare. Così anche io e il pomettino sapremo con chi. È partito via un fogliettino, però ne avevo già pescato uno. Quindi vediamo chi è. Vediamo se si legge. Vediamo, non leggo ancora niente. Vediamo se capisco da qui. No, quindi apriamo. Tum, tum, boom. Poppy Cheer. Praticamente, ultimamente vogliono uscirmi le cheerleader. Quindi, oggi si faranno le creazioni arancio. Per lo più. Quindi, adesso la vado a prendere. Così vediamo tutti i colori che ha su. E poi vediamo. Molto bene. Lei è molto bella. Molto bene. Guardate, senza averlo fatto apposta, ora che ci faccio caso, Pomettino è su una piantina arancione. È già Pomettino, doveva uscire un arancio. Molto bene, ok, ecco qui Poppy, guardate quanto è bella. Allora, stavo già notando qualcosina. Come si può ben vedere, si vede l'arancio, il nero, il bianco. Poi, qui le stringhe sono gialle, quindi ci sarà un titinin anche di giallo. Poi ha in testa la mollettina oro. E anche degli strass, quindi direi di usare magari qualche scintillino in qualche colore. Non so ancora bene come, però sicuramente poi vedremo come fare. Quindi adesso tolgo lei, cambio inquadratura, metto tutto quello che devo mettere, scelgo gli stampi, scelgo i colori e procediamo a fare le creazioni di Poppy. Molto, molto bene. Allora, mettendola via, mi sono dimenticata una cosa, che lei nei capelli ha il rosa, ok? Ha delle ciocchettine di questo rosa qua, molto molto chiaro. Quindi, adesso abbasso un attimo l'inquadratura, ecco, così vi faccio vedere bene. Ho scelto questa foglia, voglio fare tutto in questa foglia. Essendo che non ho più il bianco del Petri Dish, non farò la creazione Petri Dish. Per lei, e ho pensato a fare questa perché è bella larga, abbastanza piatta. Magari riesco a far vedere bene i colori, magari non facendo come ho fatto con la fragolina che avevo mischiato un po' tutto. Magari, ma che ne so, poi mischio quel cavolo che voglio. Ho pensato di fare questo rosa che è il più chiaro che ho, che è anche perlato e scintillante. Guardate che bello. Poi, essendo che lei nel fiocco ha gli strass. Nel fiocco nero di strass ho pensato di fare il nero con l'Ultra Sparkle White per dargli un luccichio in più. Poi ho preparato il bianco, cioè ho preso il bianco, l'arancione, molto bene. Poi l'oro, userò questo, Glitter Gold si chiama, e poi un titinin di giallo. Quindi vado a fare la resina con tutti questi bicchierini qui e poi l'andremo a mettere qui. Very, very well. Ok, ho preparato la resina e l'ho divisa in tanti bicchierini e adesso ci vado a colorare ogni bicchierino con il suo colorino. Ok. Cominciamo dall'arancio. Ah, se vedete della resina in questo bicchiere è resina catalizzata che non c'entra niente. Quindi qua abbiamo l'arancio e lo mettiamo via. Qui facciamo il bianco che non sto mettendo fuoco. Oh, ho sbagliato bis. Ok, tanto leviamo questo. Molto bene. Poi passiamo al giallo. Tic. Eccolo qui. Poi il rosa. Questo è bellissimo. C'è dentro qualcosa? Non so quanto metterlo. Ok, facciamo così.
Molto bello, questo è davvero bellissimo, guardate. Molto molto bene. Poi mettiamo il nero e l'Ultra Sparkle White nello stesso bicchiere. In questo caso avremo sia il nero che il rosa scintillanti. Dove sei andato? Con questa inquadratura così non riesco a fare molto, però ci sto provando. Ne metto poco perché sennò ho paura che diventi grigio. Perfetto. Si vede? Yes. E ultimo, ma non per importanza, l'oro. Tic tic tic. Questo qua. Guardate che bello. No, no, perché non ve lo vuole mettere a fuoco. Vamos di oro. Molto molto bene. Adesso cambio inquadratura perché questa qua non ci sto capendo un tubo. Vado avanti a mischiare meglio i colori, perché non è che io li abbia mischiati così bene in questo momento, per fare un po' più veloce. E poi la colliamo nella foglia e poi se dovesse avanzare qualche ditina di resina faccio qualche io stampo a parte. Molto bene. Perfetto, ecco qui inquadratura cambiata e direi subito di prima di tutto spruzziamo un po' lo stampo. Ok, adesso direi subito di partire dall'arancione perché è il suo colore. Poi non so che fine farà l'arancione, come non so che fine farà ogni singolo colore. Poi mettiamo il bianco. Ok, ma metti a fuoco però, porca miseria. Andiamo con il giallo. Ok, sto cercando di mettere prima i colori chiari in teoria per poi non lasciare troppo spazio al black, ma che ne so. Se mettiamo questo rosa bellissimo, ho visto un cavolo di pelo enorme. Ok, mettiamo il rosa. Davvero super bello. C'è qualcosa che ogni tanto sbuca fuori dai bicchierini. Mi spiace, ma questo glitter blu non serve. Grazie. Molto carina così, peccato che poi farà il cavolo che vuole. Poi mettiamo l'oro. L'arancione, poi lo voglio rimettere per ultimo. Adesso con questa bacchetta qui oro vado a cercare di rimuovere un po' le bolle che sto vedendo che si stanno formando, non facendo passare la resina. Alcune le vedo, altre ovviamente no. Come per esempio, voi non lo vedete, ma qui in questo spazietto qui c'è una cavolo di bolla. Sono tanto carini, no, questi stampi, ma a volte farci la creazione non è così simpatico. Perfetto, togliamo il bastoncino prima di fare danni. Ok, abbiamo messo tutti i colori, adesso mettiamo il nero, che spero non mi vada troppo a rovinare la creazione, quindi cercherò di metterne poco. Alla faccia del poco, porca miseria. Ok, e ora rimetto l'arancio, magari lo metto proprio sopra il nero. Ok, c'è ancora spazio, quindi
quindi direi di mettere i colori chiari. Il nero direi basta. Anzi, poi essendo che il nero l'ho messo troppo tardi, sapete cosa facciamo? Per non farlo restare solo lì, proviamo a fare così. Se mi diventa tutta nera, vedete che sbarellamenti che faccio. Perché se no solamente su non mi piace. A parte che la sto rischiando di brutto perché la resina è ancora super liquida, essendo che l'ho appena fatta. Quindi potrebbe anche essere che poi diventi tutto nero. Però io lo faccio lo stesso. Si sperimenta. Ok, bene, e adesso essendo che c'è ancora dello space, mettiamo l'oro che è molto leggero. Poi il rosa. Probabilmente non mi avanzerà un tubo di resina. O forse riesco a fare un orsetto se li mischio tutti insieme, ma non penso. Forse il nero, ecco, riuscirò a fare qualcosa con il nero. È da 5 minuti che praticamente ci sono dietro, da quello che sto vedendo dal telefono. Quanta resina ci sta in questo coso? Ok, e finiamo con il giallo. Ok, poi resina fai ciò che ritieni più opportuno. Ok, perfetto, adesso spruzziamo per togliere le bolle. Molto bene. Niente, l'unica cosa che ci rimane da fare adesso è aspettare e io adesso faccio qualcosina con il nero che praticamente mi è rimasto solo il nero più o meno. Vedo cosa fare. Molto bene. Ok, molto bene. Eccoci qua. Ci sono ben due creazioni in più. Questa l'ho fatta praticamente tutta nera perché mi era avanzato un sacco di nero e invece in questa sono riuscita a mettere tutte le creazioni, sì, ciao. Tutte i colori. Molto bene. Qua abbiamo Poppy, la tartaruga e Pomettino, pronti? Bravo Pomettino! Per scoprire, allora, la tentazione di girare questa e vedere com'era uscita era tanta, ma non l'ho fatto, non mi voglio spoilerare niente, però voglio lasciarla per ultima. Per prima cosa direi di scoprire il fiore, tutto nero. Vediamo. Vabbè, tutto nero con i glitter praticamente argento, bianchi ed è bellissimo. Molto bello. Pur non essendo chissà che cosa, è bellissimo. Intanto vi ricordo Instagram e link Amazon giù nell'info box. Molto bene. Poi abbiamo questo cuore. Eccolo qui. Diciamo che ho messo un po' colori un po' lì, un po' lì, un po' là per fargli vedere un po'. Guarda che mi ha tagliato lo stampo, sto balordo. Guardate che roba! Me l'ha tagliato. Ma pensate. Oh, ma che carino! Guardate qua cosa si è formato. Aspettate, ve lo avvicino per bene. Anche qua, qua, qua e qua è bellissimo. E qua invece c'è l'effetto più chiaro. Si vede il rosa, il giallo, il nero, l'arancio e il bianco. E qua l'oro. Molto bene, si vedono tutti i colori, però ora metti a fuoco. Siamo qui giustamente per vedere questa che abbiamo fatto insieme. Allora, metti a fuoco e cominciamo con il bordino. Non so da che parte cominciare, magari dalla punta. Magari dalla punta è un cavolo, voglio partire da qui. Ok, allora dietro devo dire che è bellissimo.
Dietro è qualcosa di eccezionale. Ok, ma non voglio spoilerarmi davanti, quindi farò più fatica a tirar fuori la creazione, però porcaccia la miseriaccia, ce l'ho quasi fatta. Oh! Ok, sono riuscita a non fare la bolla gigante qua e mi fa molto piacere. Guardate in che condizioni ho ridotto questo stampo. Giriamolo, che già ne ho pochi. Ok. Dietro è bellissima e davanti. Tun 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 tun. Oh, sì, è bellissima! Praticamente non è così ben dettagliato davanti, però non ha perso questo effetto bellissimo e comunque lo ripropone anche con cosa che metto a fuoco. Vedete, qua si vede. È perché è molto scintillante, comunque abbiamo messo l'Ultra Sparkle White e il rosa, quello scintillante, che hanno un po' dato luminosità, però qui. Magari dove si vede un po' meno il luccichio si vede di più l'effetto. E devo dire che è bellissimo. Adesso la metto tutta in camera. Ecco. Guardate quanto è bella. No, vabbè, sono mega soddisfatta. È bellissima. Vediamo. Eh sì, ci sta di brutto. Molto bella. Molto, molto bella. L'oro. Stavo guardando l'oro. Ma forse qualcosina qui. Eh sì, ha fatto anche lui un po' il scintillino, anche perché l'avevo fatto molto molto delicato, però devo dire che sono stra soddisfatta, è bellissima. Davvero, davvero bellissima. Anche questi qua sono usciti molto carini, quindi ottimo. Ci siamo, le abbiamo scoperte, sono bellissime. Perfetto, quindi ora tocca a voi, fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate di queste creazioni. Pomettino, ti sono piaciute? Sì, molto molto bene, ti ringrazio. Ok, allora chissà chi sarà la prossima. Molto bene, Pomettino saluta. Bravo, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!